Uno scorretto posizionamento in sella può causare dolori e formicolii a ginocchia, braccia, gomiti, mani ed anche nelle parti intime. Per risolvere il problema spesso ci si deve mettere nelle mani di un esperto o di un biomeccanico per controllare altezza e posizionamento della sella, altezza del manubrio, lunghezza delle pedivelle e tante altre cose. Oggi, che vi piaccia o no, stiamo entrando nell'era dove l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede. Ed udite udite, è possibile regolare la vostra posizione in sella in modo semplice, gratuito e veloce. Basterà caricare su di un sito web un video di 15 secondi dove voi pedalate per ottenere dall'intelligenza artificiale una lista di settaggi da variare per ottenere la posizione perfetta. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, tra cui anche l'industria del ciclismo. Un'applicazione interessante di questa tecnologia viene fornita dal sito myvelofit.com, che permette di adattare non solo mountain bike, ma anche bici gravel, bici da corsa e persino da spinning in modo ottimale rispetto ad alcuni parametri fisici del ciclista. MyVelofit.com afferma di essere il primo sito web al mondo a fornire questo tipo di servizio. E il funzionamento è molto semplice. Con solo un telefono cellulare o una telecamera, un indoor trainer e una bicicletta, il sito mette il potere della regolazione virtuale della bicicletta nel palmo delle vostre mani. L'intelligenza artificiale infatti può sfruttare una vasta quantità di dati e algoritmi sofisticati per determinare la posizione ottimale in sella. Ed ora vi spiego come funziona. Accedete al sito myvelofit.com ed effettuate la registrazione immettendo un indirizzo mail e una password. Cliccate sul bottone Register e vi apparirà la schermata del servizio da utilizzare. Ce ne sono tre a disposizione. Il primo è gratuito ed offre il caricamento di un video ogni settimana con l'analisi basica della posizione in sella. Il secondo programma, nominato Enthusiast, ha un costo di $35 e dura 2 settimane. Con questo programma si possono caricare fino a 5 video in un giorno e si avrà un rapporto dettagliato della posizione. Il programma Pro, da $75, offre gli stessi servizi di quello precedente, con la sola differenza che lo si può utilizzare per 12 mesi anziché 2 settimane. Scegliamo inizialmente la registrazione gratuita schiacciando sul bottone Free. In questa schermata dovete rispondere a 5 domande: l'altezza in centimetri, peso, anno di nascita, sesso e quanta esperienza avete come ciclista. Le scelte sono 3, meno di un anno, fra 1 e 3 anni e più di 3 anni. Schiacciate il bottone salva. Se non avete ancora una bici e non sapete che taglia scegliere, tramite l'opzione Find My Next Bike potrete inserire le vostre misure corporee e l'applicazione vi fornirà la taglia ideale per voi. Nel mio caso scelgo l'opzione Fit My Bike, che tradotto significa adatta alla mia bici. Diamo un nome alla sessione e decidiamo quale settaggio l'intelligenza artificiale dovrà fornirmi tra performance, performance e comfort o comfort. Io scelgo sia performance che comfort. Immettiamo il nome della bici ed il modello. Il nome che ho messo si riferisce alla mia bici da cross country, una Stall M2 Workup. Dopodiché si dovrà scegliere il tipo di bici e guardate qui quante opzioni sono disponibili: da strada, gravel, mountain bike, triathlon, ibrida, da cronometro e persino da spinning. Scelgo ovviamente mountain bike e schiaccio il bottone salva. Questa pagina dà un po' di spiegazioni su come funziona il tutto, ma a piedi pagina c'è il bottone che ci interessa, che si chiama Upload First Video. Carica il primo video. Cliccandoci sopra apparirà un'altra schermata dove troverete il bottone per caricare il video. O se state utilizzando un cellulare potrete registrarlo direttamente. Io ho utilizzato una telecamera, quindi ho caricato il file registrato. Una volta caricato inizierà l'analisi, alla fine della quale verranno mostrati i risultati. Il programma gratuito offre 4 informazioni basiche: altezza sella, avanzamento e arretramento sella, altezza del manubrio ed il reach del manubrio. L'analisi evidenzia una misurazione in arancione relativo all'altezza della sella e mi dice che la sella richiede un aggiustamento, però non mi dice se in su o in giù. Mi dice anche che l'avanzamento e arretramento della sella potrebbe richiedere degli adattamenti una volta che l'altezza della sella sarà giusto, mentre le altre 2 misurazioni risultano corrette.
Scorrendo la pagina posso vedere su cosa è stata basata l'analisi, ma non i dettagli, che purtroppo sono offuscati e sono visibili solo a pagamento. Nel primo riquadro l'analisi è in base al pedale a ore 12, nel secondo il pedale posto in basso a ore 6 e scrollando la pagina ci sono altre analisi. Decido di comprare il pacchetto di 2 settimane e monto su un indoor trainer la mia bici da All Mountain, una Rocky Mountain Instinct. Mi filmo, carico il video e boom! Le informazioni dell'analisi sono diverse e molto più dettagliate. Anche con la Rocky Mountain sembra che l'altezza sella non sia corretto e mi suggerisce di abbassarla di 5 mm, mentre le altre regolazioni sembrano andar bene. Ma la magia avviene scrollando la pagina, dove posso vedere tutti gli angoli biomeccanici. Nel primo riquadro con pedale a ore 12 tutti gli angoli risultano verdi, ad eccezione dell'angolo del braccio che risulta troppo esteso. Nel secondo riquadro l'analisi è fatta con il piede in basso posto a ore 6 ed ecco evidenziato il problema della sella. Infatti sembra che la gamba sia troppo estesa e l'angolo del ginocchio in estensione è evidenziato in arancione. Tra l'altro, cliccando sui punti interrogativi viene data la spiegazione dettagliata relativa all'analisi dell'angolo. Il riquadro in basso a sinistra analizza l'angolo col pedale posto a ore 3. L'analisi in questo caso risulta perfetta. E alla fine viene valutata la posizione generale, dove vengono utilizzati diversi colori che sembrano essere standard, quindi viola non indica una posizione errata. Il sito vi fa anche vedere come il video è stato analizzato con tutti gli angoli visualizzati in tempo reale. Ditemi voi se questa cosa non è sbalorditiva. A questo punto ho abbassato la sella, mi sono rifilmato ed ho ricaricato il video, ma ancora una volta il risultato ha evidenziato una sella ancora troppo alta. E che cavolo, riabbasso la sella, mi rifilmo e ricarico il video e PAM! Tutto verde! Il sito magicamente dà anche la possibilità di comparare i diversi filmati caricati, quindi ho comparato l'ultimo video al primo e possiamo vedere come gli angoli letti siano cambiati. L'angolo delle spalle da 68 gradi che risultava arancione ora risulta verde con 69 gradi. Anche con pedale a ore 6 l'estensione del ginocchio da 32 gradi e colore arancione intenso è passato a 35 gradi con colore giallo. Insomma, la cosa sembra funzionare e funzionare anche veramente molto bene. Insomma, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il bike fitting, contribuendo a garantire che ogni ciclista possa godere al massimo della propria bici, ottenendo una posizione in sella ideale per massimizzare il comfort e le prestazioni a prezzi molto contenuti. E voi cosa ne pensate? E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!